Ci sono tutte? No, no. Ma dove è anche il verde? Voglio fare due o tre cose, sì. Che portano loro? Portano, ti mangio. Ma siamo di fronte alle castagne, in ottobre di solito è un piacere perché ci si avvicina al calore del fuoco, quest'anno un po' meno. Quest'anno è un piacere doppio. Però sta giornata sta andando bene, questa giornata di festa. Sì. Quante castagne avete fatto fino adesso? Poche, perché abbiamo fatto la polenta prima. E polenta è andata bene? Benissimo. Nonostante il clima d'agosto? No, è stata veramente una buona polentata. E la qualità delle castagne di quest'anno com'è? È abbastanza discreta, diciamo, non delle migliori, però va. Però va abbastanza bene. Reale finestra. Finestra di parte stanca. Mezza porta. Va bene, come si fanno queste frittelle di mele? Loro. Ah no? È un segreto? È un segreto mio di famiglia. Ma questa è ricetta genovese? Sì. Comunque in pastella. È sempre una pastella, sì. Ricetta quindi antica? No, antica. È la pastella che è. Bisogna saperla fare. La pastella e la mela, che è la renetta, questo si vede. Mela, uvetta. Sì, sì, volevo capire il segreto delle frittelle di mele di Robure. Il segreto è di chi pela le mele. Posso solo dire che sono farina, zucchero, uova e lievito. Certo, perché deve diventare una nuvola. Una nuvola. Deve essere una nuvola. Caldo, è oggi? No, vabbè, tutto qui vicino. Perfetto. Sì, mi guardo anche su Facebook. Però le castagne sono belle. Meno male. È dura stare qua sotto? Fa un parecchio caldo. Però è una soddisfazione? Sì. Lo vedere anche tanta gente. Certo. Lo fa da tanti anni? Ma questo l'ho sempre fatto già da bambino. A far saltare le castagne, sì. Come sono le castagne? Buonissime. No, ma un po' scusami. Monica, se mi diceva che...